Siamo pronti? Buongiorno mister, come procede la preparazione alla gara di lunedì? Immagino ci sia voglia anche di dare continuità nei risultati e nelle prestazioni dopo le ultime tre prove abbastanza sufficienti, soddisfacenti soprattutto. Sì, abbiamo archiviato naturalmente velocemente la gara di mercoledì in Coppa e quindi i ragazzi comunque si sono allenati bene in questi due giorni, abbiamo valutato un po' di situazioni. Qualche ragazzo l'abbiamo recuperato, qualcuno ancora da valutare e naturalmente abbiamo ancora due giorni davanti per avere un quadro completo degli uomini che naturalmente saranno a disposizione nella gara di lunedì. Salve mister, non si guarda mai in casa ad altri, ma ti volevo chiedere questo posticipo che consentirà all'Avellino di vedere cosa faranno le dirette concorrenti, penso al Francavilla, al Taranto, alla Juve Stabia, alla Turris, tutte in un fazzoletto di tre punti, potrebbe essere da ulteriore stimolo per voi per fare una cosiddetta gara perfetta? Guarda Nibore, noi stiamo cercando di lavorare sulla mentalità, cioè di pensare a noi stessi, di pensare a una gara alla volta, perché quando poi abbiamo fatto bene insomma, quello che è il nostro compito, quello che poi fanno gli altri ci interessa relativamente. È normale che poi a fine serata uno poi guarda eventualmente la classifica, ma in questo momento abbiamo sempre detto di non stare a guardarla, di pensare a quello che deve essere il nostro percorso della crescita che vogliamo fare e sappiamo che lunedì è un esame importante, molto importante, perché affrontiamo una squadra anch'essa in grande salute che da quando è subentrato Gallo ha ottenuto in sei partite insomma tre vittorie, due pareggi, considerando il pareggio di Castellammare poi vinto ai rigori, è l'unica sconfitta all'esordio con il Gelbison e quindi ripeto, come noi credo che siano due organici che la classifica diciamo non rispecchia il loro reale valore, due squadre che naturalmente sono partite con difficoltà, stanno riprendendo il giusto passo, quindi sarà una gara credo molto attendibile per capire insomma noi cosa vogliamo fare da grandi. Buongiorno mister, è vero che mancano ancora due giorni, ci sono due allenamenti ancora sostanzialmente, ci diceva che c'è qualche giocatore recuperato, qualche altro da verificare, se possiamo entrare nel dettaglio di questi recuperi e queste verifiche. E dato che ne accennammo già dopo la partita di Coppa che questo 4-3-3 con il centravanti di manovra, in quel caso Canutè, se può essere un'idea questa anche per lunedì, perché sostanzialmente dal punto di vista della manovra si sono viste cose interessanti, insomma dato che ci sono alcuni dubbi lì davanti, soprattutto come pensa di muoversi, se ce lo può dire ovviamente, poi c'è la pretattica, vabbè, fa gioco. No, ti ripeto, abbiamo recuperato Murano, quindi ieri si è allenato parzialmente ha fatto un lavoro di accelerazione, quindi oggi rientra in gruppo e insomma credo che lunedì sia completamente a disposizione. Ieri giusto per precauzione abbiamo fatto fare un lavoro a parte a Ricciardi che aveva ancora da smaltire un po' di fatica della gara di mercoledì e anche egli insomma oggi pomeriggio dovrebbe rientrare in gruppo e essere a disposizione lunedì. Per quanto riguarda il reparto d'attacco ho tante soluzioni perché ogni calciatore che ho in avanti ha caratteristiche diverse e in funzione insomma la gara che penso di preparare dall'inizio naturalmente cerco di scegliere le caratteristiche migliori poi conservandomi naturalmente gli altri a gara in corso, quindi le sto provando un po' tutte anche per conoscere meglio anche i miei ragazzi, per capire le loro attitudini, se possono adattarsi a un ruolo diciamo non proprio loro, e quindi tutte queste prove che faccio, non solo quella che abbiamo fatto mercoledì ma quella che faccio anche negli allenamenti, proprio per avere informazioni che mi aiutano naturalmente a fare la scelta migliore per la gara che andremo a giocare. Mi riallaccio più o meno alla domanda di Dino. In questa ricerca continua che stai facendo per arrivare a quell'equilibrio, non abbiamo ancora nominato tattico,
Su questa squadra costruita per il 3-4-3, il reparto che probabilmente sta soffrendo di più, lo dicono anche i numeri, è la difesa, perché quasi tutti erano nati, avevano caratteristiche per giocare a tre. Ora non lo so come sta andando il lavoro e se pensi insomma pure a qualche alternativa, si possa più in là passare o già a Foggia per metterti quasi a specchio. Guarda, è chiaro che ci sono dei calciatori che magari hanno più abitudine, più attitudine a giocare in un certo modo, però poi sono comunque, hanno nel loro bagaglio di carriera, hanno comunque giocato in tutti i tipi di sistema di gioco e quindi poi gli allenamenti a noi ci servono per cercare poi di migliorare e abituare di nuovo magari i calciatori a giocare in un certo modo. Sapendo che questa squadra può giocare, è stata costruita in un certo modo, può giocare in quel modo, ma ha dimostrato anche di poter fare qualcosa di diverso. Poi lo sapete che io non sono un integralista, quindi in base al momento cerco di fare le mosse giuste sempre per aiutare la squadra, per aiutare i ragazzi a rendere al massimo delle loro possibilità, e quindi sono soluzioni che naturalmente io prendo sempre in considerazione, in allenamento le proviamo, quindi proprio per avere alternative valide nel caso in cui quello che prepariamo magari può funzionare meno in partita e avere comunque soluzioni alternative. Mister, buongiorno, ben trovato. Se c'è una cosa che ha insegnato la gara con il Catanzaro, tralasciando quella di Coppa Italia, è che in partite particolari come quella contro il Catanzaro e forse anche quella di Foggia, avere un uomo come Matera lì in mezzo al campo ha permesso alla squadra di essere anche un po' più equilibrata per le caratteristiche. Ecco, si è pensato a una gara simile con il Foggia o se si aspetta una gara completamente diversa da quella con il Catanzaro, e se le caratteristiche di Matera rispetto a un Franco più di costruzione, che magari potrebbe essere anche utile in fase di palleggio nel finale di partita se le cose dovessero mettersi bene, ecco, se ha pensato a una soluzione stile secondo tempo con il Catanzaro. Sono due ragazzi che sto attenzionando molto bene, perché sono bravi a giocare a calcio tutti e due, naturalmente hanno caratteristiche fisiche diverse e domenica col Catanzaro avevo bisogno di qualcosa di diverso, l'ho detto a Daniele che comunque dal punto di vista tecnico aveva fatto una buona gara, però in quel momento ho pensato che avessi bisogno di qualcosa di diverso. E in Coppa Italia li ho alternati ancora, era una staffetta che mi ero già preparato, infatti credo che Franco abbia fatto un'ottima gara contro la Turris, proprio per avere comunque due giocatori alternativi con caratteristiche diverse, e poi posso partire naturalmente dall'inizio con uno sapendo cosa mi può dare l'altro e viceversa. È normale che adesso sto cercando di capire che tipo di gara sarà inizialmente e poi prepararmi poi eventuali cambi in corso d'opera. Salve mister, buongiorno. Ciao. Sicuramente uno dei calciatori che ha fatto meglio nell'ultima partita è stato Ceccarelli, che a fine partita ha detto anche che un po' soffre a stare in panchina, quindi se le chiedo se l'ha messo in difficoltà, ecco, dopo il match di Coppa Italia. E poi per quanto riguarda Di Gaudio e Zanandrea, in caso di stop molto molto lunghi, se insomma sarà possibile eventualmente sostituirli con chi al momento è fuori lista. Io voglio essere messo in difficoltà, è quello che sto chiedendo ai ragazzi dal primo giorno che sono arrivato. Non voglio dormire tranquillo, non voglio che mi facilitano il compito mollando se per qualche partita non giocano, e proprio per questo la gara di mercoledì per me era fondamentale, non solo per il passaggio del turno, ma perché volevo delle conferme o comunque volevo delle informazioni importanti da parte loro, sapere di poter contare su più calciatori possibili in un momento in cui andremo incontro a tantissime partite ravvicinate, e quindi Tommaso è stato sicuramente il calciatore che ha fatto un'ottima prestazione, quindi so di poter contare su di lui. Prima del mio arrivo aveva giocato con continuità, ho già spiegato, no, che spostando Marcello naturalmente
gli spazi si erano un po' ridotti, però so che o a partita in corso o dall'inizio è un giocatore sicuramente di grande affidabilità. E su Braga e Scognamiglio? Ti ripeto, sono cose che valuto giorno per giorno, perché in qualsiasi momento possiamo fare questi cambi, sappiamo che uno può uscire e uno può entrare, e quindi è una cosa che sicuramente viene presa in considerazione. Mister, ben trovato. Parlavi di Murano dal punto di vista fisico, tecnico, come lo vedi mentalmente, perché è un calciatore che può fare la differenza e che in campionato ha vinto con il Perugia, quindi può essere davvero un valore aggiunto da qui in avanti? Guarda, Jacopo ha un motore, una qualità fisica da Serie A, deve convincersene lui che ha delle doti atletiche non di questa categoria, e anche dal punto di vista tecnico, un giocatore che sa giocare a calcio, ha un buon piede, non è grezzo, quindi deve solo ritrovare autostima, deve ritrovare convinzione, fiducia in se stesso. Naturalmente come allenatore ci sto lavorando tantissimo, dandogli fiducia naturalmente, facendolo giocare e facendogli capire che gli errori fanno parte del gioco. E bisogna sempre pensare positivo, perché lui ha le qualità per essere in questo gruppo un giocatore importante e soprattutto determinante. Buongiorno mister. Buongiorno. Parlando dell'attacco, voglio parlare con lei di Pasquale Russo. Secondo me Pasquale Russo sia per quello che riguarda insomma le capacità condizionali, il coordinativo e quant'altro, insomma c'ha tanto ma tanto da dire, e la domanda è questa: molte volte ho visto che lui comunque in molte azioni arriva nell'area, potrebbe concludere, però scarica il pallone, è altruismo vero e proprio oppure comunque c'è anche un po' di paura? Ma l'ho detto settimana scorsa, Raffaele è un giocatore che come inizia la gara si accende e smette di correre nel momento in cui l'arbitro fischia, è un ragazzo intelligente perché sa capire anche i pericoli, quindi a volte si sacrifica molto per la squadra, va a fare quei 2 metri, 5 metri di rincorsa per non permettere all'avversario poi di metterti in difficoltà. Nell'uno contro uno è molto bravo, nel rientrare è molto bravo. Ho detto che deve adesso migliorare nel momento decisionale, cioè sì, nel capire quando deve tirare, quando deve magari fare l'assist, ed è un processo di crescita di un ragazzo comunque giovane che deve prendere anche consapevolezza, no, dei propri mezzi e provare senza paura di sbagliare. Questo è quello. E lo saprai lunedì sera. Io spero che... Va bene? Grazie. A posto? Grazie mille. Buona giornata.